Adesso parliamo di una singolare forma di droga che è la febbre del gioco. Abbiamo raccolto le testimonianze di giocatori di videopoker rovinati dalle macchinette, una dipendenza che li ha portati persino a desiderare di morire in certi momenti. Le ASL e le associazioni giocatori anonimi li hanno tirati fuori dal tunnel. Gioco attivamente da 13 anni e sono arrivata a giocarmi il mio stipendio in un giorno, quindi senza avere alcun modo per poter andare avanti poi tutto il mese. Sono arrivato dopo circa 5 anni in una situazione veramente disastrosa, di toccare proprio il fondo sotto tutti gli aspetti. Ammettere che tu sei dipendente da una macchinetta è umiliante. Ci troviamo di fronte a veri e propri casi quasi disperati, di gente che comincia a giocare dal mattino e trascorre una buona parte della sua esistenza all'interno dell'attività commerciale, magari all'interno del bar. Arrivi alla disperazione più totale. È forte, però vivere o morire è la stessa cosa, non ha più senso. Perché io non ce l'ho più. E io ero praticamente. Andavo a lavorare quando ne avevo voglia, frequentavo comunque più i bar che la casa, la mia famiglia ha perso la fiducia in me. Riabilitiamo lentamente all'utilizzo del denaro, alla pianificazione del rientro dei loro debiti. È stato fondamentale riuscire a sentire veramente la vita delle altre persone e un po' alla volta riuscire ad aprire la mia, che era assolutamente chiusa dietro una colata di cemento. Oggi è finita, sono contento di aver, diciamo, riconquistato i valori con mia moglie, con i figli che sono abbastanza grandi. E grazie al centro dove io mi sono rivolto, sono riuscito a rendermi conto che quella vita non si poteva più fare.